In svariati altri video abbiamo parlato di apertura società a Dubai. Non sono mai entrato nel dettaglio economico perché è impossibile definire un valore economico a priori senza definire tutta una serie di parametri. Ma dal momento che sono stato contattato da svariate persone a cui sono state richieste decine di migliaia di euro per poter aprire una società a Dubai, ho deciso di fare questo video per fare un po' di chiarezza. Esistono oltre 40 free zone negli Emirati Arabi. Per ciascuna di esse una varietà importante di possibili categorie commerciali e di scelte, con o senza visto residente, numero di visti residente, se hai bisogno o meno dell'ufficio o di altre facilities, numero di azionisti, eventuali partecipazioni di altre società, eccetera, eccetera, eccetera. È vero che esistono alcune considerazioni che valgono in generale, tipo nelle free zone puoi avere il 100% di proprietà, non esiste il famoso 51% da dare a un socio locale, questo vale a prescindere. Così come negli Emirati Arabi non esistono società anonime o conti cifrati. Se sei residente negli Emirati Arabi non sei soggetto allo scambio di informazioni con altri paesi, ma è diverso dall'avere una società anonima come invece previsto in altre giurisdizioni. Ma torniamo a parlare di prezzi. I costi di costituzione di una società partono da poche migliaia di euro. Ma ricordando che ogni caso è a sé stante o potenzialmente a sé stante, l'unico modo per dare un range di valori è quello di fare alcuni esempi. Perché quella che per voi è una piccola differenza nel business model potrebbe invece richiedere una struttura societaria completamente diversa e di conseguenza potrebbe comportare costi diversi. Sollevo alcuni interrogativi per spiegarmi meglio. Vi occupate ad esempio di e-commerce. Ma dove acquistate e dove vendete? Dove siete residenti? Gestite internamente la logistica oppure vi affidate a quella di Amazon? Se siete residenti in Italia, a prescindere, sarete soggetti a tasse italiane anche se aprite una società a Dubai. Se siete residenti a Dubai e acquistate in Cina per rivendere in Europa con logistica Amazon, possiamo utilizzare delle soluzioni free zone molto snelle. Ma se con la stessa società volete vendere negli Emirati Arabi, potreste dover aprire una società fuori dalle free zone, quindi con il socio locale 51%, e a prescindere, dopo una certa soglia, sarete soggetti a IVA. Tanto per fare degli esempi. Ma proviamo a definire alcuni casi per dare una stima di massima. I costi partono da $5,000 per una società con un solo azionista, una sola categoria commerciale, senza visto residente. Con questo tipo di società è possibile gestire qualsiasi attività in ambito consulenza, progettazione, digital, tutto quello che è intangibile. Questo valore economico include anche i nostri costi di consulenza. Poi è chiaro che se ci rivolgiamo direttamente alla free zone andremo a pagare anche di meno. Ma dovrete fare tutto da soli. Per la serie, o risparmiate tempo ed errori o risparmiate soldi. Se abbiamo bisogno di un visto, i costi salgono a $10,000-$11,000. Per la stessa free zone. Questa tipologia di società continua ad andare bene per tutto quello che riguarda il digital e la consulenza, ma anche per altre decine di categorie commerciali. Consulenza tecnica, ad esempio. La differenza di costo deriva dal visto residente, nel senso che, se è vero da un lato che a Dubai non si pagano le tasse, qualsiasi tipologia di servizio aggiuntivo noi possiamo necessitare, dovremo pagarlo. Il visto, come visto anche in altri video, dà diritto a tutta una serie di benefici, in primis quello di poter aprire un conto corrente societario in loco. Se abbiamo bisogno di più visti, i costi salgono sensibilmente, per dare una stima, circa $2,000-$3,000 per ogni visto aggiuntivo. A differenza di altre giurisdizioni, i costi di costituzione società sono più alti, ma a fronte del fatto che non abbiamo oneri durante l'anno, non abbiamo tasse da pagare, non abbiamo adempimenti burocratici, ottenere la residenza è relativamente semplice, basta pagare il visto, eccetera, eccetera. Ma se vogliamo ad esempio impiantare un ufficio di consulenza tecnico fisico, quindi dove i dipendenti dovranno fisicamente recarsi ogni mattina, questa soluzione già non va più bene. Dovremmo rivolgerci potenzialmente ad altre free zone dove ci sono delle facilities e quindi dove potremmo prendere il nostro ufficio e dovremmo prenderlo direttamente da loro, quindi con dei prezzi già definiti a monte dall'authority. Oltre al costo più alto derivante dall'aver preso un ufficio, in virtù di questa fisicità, l'authority potrebbe richiedere un deposito cauzionale, potrebbe richiedere di versare il capitale sociale, richiede di presentare un bilancio a fine anno, quindi avremo poi bisogno anche di una sorta di commercialista, comunque uno studio di contabilità che ci tenga tutti i registri. Facilmente si arriva a mettere uno zero davanti alle cifre riportate per il caso precedente. Ma al di là di questo è la struttura completamente diversa.
Quindi, se io parto con una soluzione da 5K, poi posso decidere di rimanere nella stessa free zone e integrare per avere uno o più visti. Ma se poi scopro di avere bisogno di un ufficio fisico, non posso dire: ah, ok, allora con questa soluzione da 5K adesso prendo l'ufficio a Dubai. No, perché non mi è consentito. Devo prevedere a monte di aprire una società in una delle free zone di Dubai per poter avere l'ufficio a Dubai. E non posso spostare la mia società costituita in una free zone in un'altra free zone o in mainland. Devo chiudere e riaprire. In definitiva, da un lato fate attenzione a non pagare 100 quello che potete pagare 50. Dall'altro lato fate sempre un'attenta valutazione di quelle che sono le vostre esigenze e diffidate da chi vi propone dei preventivi a scatola chiusa senza aver fatto prima un assessment accurato. Perché è possibile che stia proponendo una soluzione che vada bene in primis a se stesso, ma che potrebbe rivelarsi non essere la scelta ottimale per voi. Ma salama.